Il sapere che include, questo è il claim che accompagnerà il 30 settembre la notte europea dei ricercatori. Il programma non è stato ancora definito, ma si parlerà di inclusione e come essa può essere messa in sinergia con la ricerca scientifica. Stiamo elaborando un programma al solito molto ricco che quest'anno si incentrerà sul motto che abbiamo scelto, che è il sapere che include. Quindi quest'anno noi vogliamo parlare di inclusione, di come la ricerca scientifica permetta l'inclusione in tutte le forme possibili e immaginabili. Se pensiamo a quello che ha fatto la medicina per permetterci di tornare ad avere una vita sociale, o se pensiamo per esempio a quello che si può fare con le politiche di parità di genere, per esempio, o sulle politiche socio-economiche per la lotta alle diseguaglianze, beh, questo sarà il tema che noi affronteremo. Migliaia i partecipanti all'ultima edizione, che ha coinvolto scuole e famiglie, e con l'allentamento delle restrizioni Covid si punta ad un afflusso ancora più grande. E ci aspettiamo un impatto ancora più significativo, e al solito saremo attrezzati con la logistica come negli anni precedenti, quindi parcheggi scambiatori, navette gratuite, una forte attenzione all'impatto e alla sostenibilità della manifestazione. Rafforzare il legame con il territorio, l'obiettivo primario dell'Ateneo. Gli effetti concreti e le ricadute sono nell'instaurazione di programmi congiunti col territorio. Per esempio, dallo scorso anno poi è scaturita una serie di attività che si sono fatte sul palazzetto Veneziani, counseling psicologico dopo il Covid, informative sullo stato di salute e cose di questo tipo, programmi congiunti con le scuole, ma anche programmi congiunti con le aziende o con le associazioni. Per esempio, quest'anno noi abbiamo sottoscritto un accordo con Save the Children per la lotta alla dispersione scolastica, si chiama Volontari per l'Educazione, ed è un'iniziativa che nasce appunto dalla presenza dell'Ateneo con fatti concreti sul territorio.